Questa era il napoletano. Noi altri abbiamo avuto la fortuna di avere un nostro amico che vive da 50 anni a Capri, il professore Salvatore Borà, che l'ha tradotta in siciliano. Noi altri praticamente l'abbiamo adattata, l'abbiamo personalizzata, quasi abbiamo dato delle cose nostre, perché sapete, tra i napoletani e i siciliani c'è un pochino di differenza. Logicamente noi speriamo di dire che vi sia una cosa gradevole, che vi piaccia, e ve la presentiamo con la speranza di farvi, come al solito, passare, non vi dico divertire, ma così passare un'oretta simpaticamente assieme a noi. Questo è il nostro auspicio, la nostra speranza che ci sia. Questo, come sempre, noi non vi chiediamo niente, casomai qualche critica ce la fate magari alla fine, i fischi durante lo spettacolo. Grazie. Tra 3 minuti siamo con voi. Qualche giorno andiamo a fare la pasta che mi sente. Già la sai che non ne facciamo. Sì, sì, ma figlia. E da qui è? Sì, signora. Stiamo veleno! Avevo finito o no? Ma educato! Ma lì, che succede? Ai due, che mi scompone! Si tocca e mi piaciò! Quanto smorfi! Senti, ti vado di cuccare davanti alla signora Concetta! Statta da posto! Perché sennò con tuo pulone ti faccio cadere sui denti! Eh sì, pulonista ci manca! Se come qua ne avevamo piccanto a sta casa? Certo, se ti baciava che tu che vado mastro un barbiere! Ogni c'è gusto, non c'è partenza! Ma chi tu mi disse che non ti vuole? Lo sapi chi? Perché hai anni storte? Davvero? Tu manco di insonni! E allora fammi la pizza! No! Fammi la pizza! No! Che sto perdo! Guarda che sto perdo! Io volessi sapere quando è che mio marito si decide e mi dietta fuori da sta casa! Una cuccetta! Così hai una fortuna da sta casa! E non ne sa approfittare! Sì, figlio, sì. Suo marito, Don Ferdinando, se un giorno sarà milionario, sarà tutto merito mio! Conforti da questo specchio d'aglio! E pure se sei stessa mia! Vadine, va, vadine. Che se fosse per me tu un pezzo da sta casa non mettessi giù. E donna Concetta, sai che con me? Che mai a buscare un pane? Ma in fondo non è che faccio niente da male. Ma raggio a fare qualche cosa. T'hai detto tante volte tu? Non lascia stare a mio marito, che qualche giorno che non esce pazzo.
Tu pazzi chi è? Con la concetta che non vuole fare quello che ci dico io. La settimana passata, per Dio l'amo, perché fece di testa sola? Io ci dietro i numeri, ma io non se ne gioco i auci. Vedete che sono storti, sono storti e basta. Un è Don Ferdinando, va? Da cucina che è. Da cucina. Ah, con la concetta. Vincite sicuri, stanotte è pumivisione. Funzione? Movimento me. Guardate quanto sono gettate. Gettate? Non ne sono gettate, ma cosa c'è? Non uscite per davvero. Gettate, donna Concetta, questi sono il frutto delle visioni notturne. Stanotte io e suo marito stettiamo settate sopra i canali fino ai 4 di mattina. Ma come portava da sopra? Stalino, Stalino, per vedere quanto è lontano manicomio, perché chi chiude che sono potete fare, quanto potete volare, perché dico prima, stanotte il cielo era nuvoloso, e quando i nuvoli si incominciano a turceniare satiti, con la composizione e della combinazione fumogena, faccia volontà di vivi e di morti. Così ne esce fuori il cosiddetto costrutto. Ma costrutto. E da costrutto innumera di tenni e per quaderni. Stanotte, ad esempio, un settaio c'era re di una scecca, una panza tanta. A buon'anima, di Don Saverio con suo soggiro. Mi ha scecco, sapevo chi era. No, no, saggio. Buonasera, donna Concetta. Io? Sì, sì. E io che ne credo, buonasera. Va perché poi a nuvola si stracanciò. Va dine. Che somigliava a Bossia. Va dine, le dita. Poi c'era pure un suo soggio, come ci disse, che quando vista a Bossia, si mise a correre di mano all'aria, come se cercava qualcuno. E correva e gridava, Ferdinando! Ferdinando! Ma ora, secondo te, io non la parlava. Tu state muta con questi ammestotti. Però, a voci, era di uno che passava da sotto. Che chiamava? Ferdinando! Ferdinando! Insomma, alla somiglianza con Don Saverio, era precisa. Ma perché credeva che io lo sapevo. E manco io. Così io feci il numero e vediamo su ora nesce. Eh sì. Voglio aprire questa porta, mummia. Ah, donna Concetta, mi chiama mummia! Non c'è racconto, ma vedi questo babbo, è! Donna Concetta, ossia aveva una fortuna in questa casa. Oh. E non ne sa per approfittare, non tu non è Don Ferdinando, ma che è meglio! Ah, voglio dire. Sta fortuna? Signora! Che c'è? Signora! Oh! Ci sono i figli di un notaro, che dove sta cerca a cianco? Un notaro paternò? Sì, sì, signora! E a che volono che siete neace? E ora a malapena che conosciamo, sì, e non salutiamo te scala quando ne conciamo con la superbia che hanno, io non mi rompo un po' di qua. Buono parlare con suo marito. Falle giasere, falle giasere, ma vedi, ma voglio parlare con suo marito, hanno una faccia, non ce la contano, falle giasere. Accomodatevi, accomodate. Buongiorno. Male per me, buonotti Giuliano, chi c'è? Buongiorno. Noi vogliamo parlare con Don Ferdinando Strazzullo, ah, perché solo lui ci può dare la spiegazione di un certo affare. Già, già, già. Sapete, mio marito in questo momento io è occupato, io in ta cucina, ci sta mettendo i tappi che bottiglie che ti passassero per un maloro per non inverno, chiede, vuole fare io chi sa mani? Dice che come stupa i due bottigli, ne stupa nudo. No. Ma potete parlare con me, la stessa cosa è. Donna Concetta, ah, il nostro cane è morto, morto! Povera bestia. E lo chiami cane? Quello era una persona di famiglia. Addirittura. Noi a tavola mettevamo prima il posto suo e poi il nostro. Ma vede lo abbiamo trovato morto sulla terrazza. Porco con una pancia così e con la schiuma verde che gli usciva dalla bocca e dal naso. Ticcio ne aveva proprio. La schiuma era gialla. Gialla, sì, 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 gialla, gialla. Gialla. Madonna dolorata. Madonna dolorata. Nostro nonno era più morto che vivo, e può essere che il forte dispiacere
faccia morire pure lui. Addirittura? Sì. Povera bestia, pure vostro nonno. Questo è certo. Il nonno muore dopo Garibaldi. Meno male, allora stai a che morivo Garibaldi. Ma io non capisco perché non volete raccontare a noi questo discorso. Donna Concetta. Il nostro cane è stato ucciso da vostro marito, Don Ferdinando. È stato avvelenato. Ma non lo dite nemmeno per scherzo. Lui vuole bene a tutti gli animali. Ma quando mai? Non lo dite. Lui non è capace di ammazzare nemmeno una mosca. Lui lo disse chiaramente, ad alta voce, non sapendo che io dalla mia camera che si affaccia sulla terrazza sentivo ogni cosa. Non ci credo. Passa da, cane di munnizza. Ed io sentivo. Mi sto rovinando tutte le piante. Senti. Io ti dico che se tu passione non ti tengo attaccato, ti do un bedduolino e ti faccio muore. E ha mantenuto la parola. Fece buono. Donna Concetta, ho visto gli occhi miei occhi. A due essere stare, orco subito. No, capro chi su manca. Ho visto io la finestra da me stanza. A Idu e a Chitto sono sbrocchia faccende. Non ci credo, non ufficio di apposta! Non ci credo. L'altra notte, quando se ne erano su per canale, l'altra notte. Con tutta volontà, coraggio. A Chitto poi va a fare i conti con me. Niente più. E tu pure lo odiava, perché una volta un muzzo volta ne amma e credo che ancora sul corpo. C'è buono. Io ci dico sempre, non ci ire su per canale per giocare i numeri, non ci ire. Non mi sente a me, non mi sente, non hai che fare. C'è il mio marito, ancora parlate voi, tu contateci là e lo sa suonata dopo. Se stiamo lentamente giù, se signore. Bottiglie. Se signore. Oh, vi te capiscono, Va bene. Vi te capiscono, non va, senti. Che c'è? Vedi che buono che sta fatta la babbe, questa picciotta, che ne saccio, un anno, Garibaldi, sa quanto non dite che ti... Non volevo, che c'è? Se... Almeno già, mi metto voi in non onda. Sapete niente. No, niente, di che cosa? Senta! La nostra presenza non vi fa sospettare niente, perché siete innocenti. No, completamente, non c'è... Tu manco non sai niente, è vero, hai detto! Di che cosa? Lasciala stare, Concetta, che per sistemare le cemento io. Tanto la vicina, io li metto. Va bene, va bene, cammino. Io me ne vado. La prossima volta per sistemare tu bottiglia in tua credenza, chiamiamo all'architetto russo che ti sente mai meglio. No. Se buono sempre una poco di creanza, specialmente davanti a persone anziane. Cammina, questo babbo ti metti. Io volevo, insomma, non ho capito, innocente, siete stato voi, non è stato... Di che cosa? Don che... Ferdinando, il nostro cane è morto. Morto? Morivo un cane, per davvero. Come, ridete? E che fare, ciangere? Ma tante condoglianze, che vuoi dire? Siete dispiaciuti. Ma ringraziate a Dio per una cosa male, ve lo vasto da puzza. C'era per tutto il bagno, più freddo, una cosa che faceva schifo, però stava a dire pure, no? Perché il fastidio era vostro. La puzza la sentivate voi? Sì, sì, perché il vostro cane se ne levantava la terrazza e faceva i suoi bisogni, grandi e piccoli, in terra e in terrasta. Tanto è vero che non era sicuro. Sì, sì, no, siccome ne è poi non lavavo mai così, sentivamo da puzza, da tutti i pietanzi. No, non ammazzammo niente. Io, per dire la verità, pregai a Madonna dentro, mi faceva morire, Cristo sì. E dal momento che ho ricevuto la grazia... Assassino! No, l'assassino! Domani ci porto una cannella per ringraziare la Madonna Timbro, ma per il resto io non dice niente, no, senta. Voi no, ma lo avete fatto avvelenare dal vostro aiutante. Ma lo decide per davvero? Sì. Io a Idu ci voleva bene, perché ogni volta che non cucciava, sì, la salutava, mi faceva così, caputa, e io pure. Ma così, da Idu, senta Idu cane,
sentendolo io. Tu ci facevi che la coda qui. Ma perfettamente, voleva dire che ci voleva bene pure io. Poi sì, ogni anno da sgraziare. E ti da acciate mento per se conta una jamma. Dice poi. Poi ne salutiamo più. Poi. E va bene. Voi siete soddisfatti. Non sapete niente. No, niente, se vi dico niente, la ve l'avessi detto, no? Chi sto a fare la oceanotte sopra i canali? No, chi sto a fare che non mi riguardano? Che c'è? Ne agio sopra i canali e puoi pigliare aria fresca. Che vuole dire? No, te l'avevo detto io che avremmo fatto una penitenza. La monica. Sentite. Voi mi siete stato sempre antipatico. Antipatico? Sì. Quando siete venuto ad abitare vicino a noi, io in famiglia l'ho detto subito, quel tipo non mi piace. Ah sì, davvero? Sì. No, neanche invece, dopo che incontrammo, ne vomitammo con tutta la giornata. Sempre. Sì. Ma ora figuratevi, dopo la morte del povero Garibaldi e con tutti i sospetti nei vostri confronti, mi fate addirittura schifo. Dammi una bottiglia. Vuoi vedere che c'ha rotto tutta la testa a chi sto ora la bottiglia, eh? Bene, bene, provateci. Siete in casa vostra, provateci. No, no. Non ci provo perché ci vogliamo pittore. No, meglio mi venite. Io vieni che meglio, ne ha sei bottiglie. No, meglio. Ne servono per un torneo. Rompito con un tescale. Dovete fare la stessa fine che avete fatto fare a mio cane. Oh, che ne avanza tanto. Poi! La schiuma verde dalla bocca è gialla dal naso. Poi è gialla, dai, tutto tu. C'è un unico dottore. Via! Poi dice che uno per chi si avesse a fare 60 anni in carcere. Sto fedendo 60 anni massimo. Sì, e che fa? Uno un mazza e la uso la sapevo. Pare brutto, no? Gente. No, mettele il logo, Se stamamo sta bottiglia. Ecco, ma pare che. Pigli. Questa già mettiamo bene. No. Dai, ragione. Sentiamo, sì. Se stamamo in bottiglia. Vedi, io per chi se canciasse casa, canciasse. Ma che ho fatto? Sto calmo. Che c'è? Ne facciamo così, insomma. Ora canciamo casa per tutti i babbi, che capitano facciamo una casa vuota. Potessimo fare in umbra. Ah, sì? Per esempio. Sì, io cane! Senti e tosoro! Senti, oggi tu mi vuoi portare alla mossa, non mi vuoi portare. Tu dico io, sto sabato ne abbiamo giocato già 200 biglietti, ma che fai? Io ci dico che sto sabato vincemo! Vincemo, come alla usuoti. Vincemo, eh. Amina, va. Mettilo. La piglia per fissare nauso. Mettila da sotto. Vada buone. Sì. Buone. A me non mi piglia per fissa, io devo pigliare per fissa. Ti pare giusto? Eh? Ti pare giusto che un cristiano si gioca tutti i soldi in toso banculotto? Eh? Giusto ti pare? Io faccio quello che mi pare e piace. Un pagione di un banculotto era mi pace e non c'è dare conto a nulla, vuoi sapere? Tu per me ti puoi pure fugare, so vuoi sapere. Aiuta, senta, chi sta? Che stai sentendo? Chi sta? Sta da me disgrazia, sta da me. Donne poi dei paesi tuoi. Certo. Sì, ma se io mi avessi ammalato una sua volta, ma mi piace l'Africa. L'Africa? Sì, che non lo dico. Tu non lo sai chi sta? Malloato, sempre a vita malloato. Certe volte, per esempio, che faccio? Sbaglio, no? Perché è petulante, chi è petulante? Qualche volta per esempio faccio qualche sbaglio e chi sto può capitare? Oh no, oi, non mi dura manco tempo di pensare e subito pure in faccia. Ora sbaglio una volta, vuota, ne facesse una giusta, non la fare più. Perché io corrivo la faccia. Io corrivo a cucciufa, babbo, almeno. No, saggio, no, saggio, ma tu sei a me disgrazia. Se stiamo in bottiglia. È inutile, va? C'è bottiglia. Mentre che? C'è permesso? La bottiglia sassa se vuoi! Baciamo le mare, Don Ferdinando! Oh, vedi? Già esiste tu che si rompi la bottiglia di sassa! No, non credo che sia un poco malocchioso, eh! Ma che dici, Don Ferdinando? Che c'è il gioco a bottiglia di sassa? Attacca, senti una cosa!
Ma che ve ne sta a fare? Lascia sto bancolotto solo. Oh, ci stessi fino ad ora. Mi venivo tutti giocati. Poi non c'era più niente da fare e me ne vinne. Certo. Restavo solo Don Bartolomeo, la signorina De Blasio e io muso. Ma bravo, sì, sì, e non potevo restare pure tu, è vero? Io ti pago a Matola, va. Ma perché mi pagate? No, io chiesto volessi sapere. Perché ti pago? Ah, mi pagate per fare un mio dovere, per stare sempre a vostra disposizione. Ma è vostro sabato sogno libero. Un sabato sì e un sabato no. Ma perché non si ricorda? No. Ossia Don Ferdinando, mi pare che io ci stai un pochino antipatico. Ma io vi dissi che tutto questo non mi merito. Io voglio bene, sai, sono il tuo banculotto quando campava buona ne messo pace. E ti sistemaste bene, ti sistemaste bene. Ah, non mi posso lamentare, no, ogni tanto faccio un ambitto, un secondo sciatto. E vince sempre, sempre. E che hai a fare, sei fortunato assiste? Anzi, dovessi essere fortunato. La settimana passata pigliai 60 melaline sulla ruota del bar. Lo senta chiesto 60 melaline? Me! La fortuna sente che sto piglio 60 melaline. Stava giunto un banculotto. E chi stai? Avevo 14 anni, e poi rispetto a così, come se fosse un pace. Così. A me invece. E la Concetta come se fosse mia mamma. Ah. E a Stella. Osaccio. Stella è bella figlia. Ah, hai sì, visto, no? Sì, sì, io la rispetto come se fosse mia sorella. Ci dico sempre a mezza Erminia, Stella è la corona della mia testa. E io anche giorno sta testa da spacco. Oh, e ma voglio vedere una metto sta corona tu. Ma sta sempre con me l'ava ancora. Capisci? Mamma! Oh, oh. Stai nascendo io? Sì. Ti saluto, papà. Ti sono nascendo. Ti vigliaste? Sì, sì, mi vigliai già. Facete buono. Oh, non te. Facete la presto, ah, non tardate, sai. Non si preoccupasse, no, no, Concetta, non si preoccupasse. Ma unite, scusate, unite, non capito. Stai nascendo con Mario, come catturo un pezzo di stoffa, dobbiamo fare una vestina nuova. Ah, sì? E questo ciucco di broccolone ti porto con te. Oh, come è ciucco di broccolone? Un ciucco di broccoloni? Conosci un negoziante e mi faccio risparmiare sul suo prezzo. A Monin va, Mario. No, 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 viene a cato, viene a cato. Stella, viene a cato. Non lo so, ci vede già, vede che vuole. Vede che vuole, figlia, che poi così è chiesto. Ma sta stato spazio! Ma vedeste che fici? Ma che è pazzo? Dici ste pazzo, dico! Io qualche giorno mi ne vai di sta casa e così me la vuole comodo una vada per tutti! Buono, ma figlia, buono! Io c'è a dire la santa verità. Tu sto visto Stella non si meritava. Ma perché chi c'era di male se ne scevamo assieme? Pare che era la prima volta. No, e ora non decidi qui. Levi dirlo da lì. Ora non decidi qui. E io non volevo. No, tu volevi, ti stai dicendo. E io non volevo. Ti dico che tu volevi. E io invece non volevo. No, tu volevi, allora mi picchia pedato a tutti e due. Ah no? Pedato non me ne puoi dare. E manco mi puoi cacciare tu banculotto. Ah, ah no. Al massimo mi puoi licenziare. Ma per fare questo mi va a dare una bella liquidazione, se no mi vedi un sindacato. E ci dico un'altra cosa, già che siamo arrivati a sto punto qua, vedete di procurare un libretto di un paletà e vecchiaina, perché ossia sto banculotto è dato di lavoro e mi va a mettere tutti i marcaresciati. Sta sentendo? E ossì, c'ho un banchello, ci pensavo prima, ci pensavo. E qui c'è dove pensare, io? Oh. Ossia se ne avevo sempre approfittato da me buona fede. I marchi, da dovevo mettere me dall'uno. E ossia mi va a mettere tutti i terraciati, se no me ne vai uno sennacato e ci faccio dare una bella scuduleata. Vi saluto donna Concetta. Mi pigliava, appetate mi pigliava. Appetate mi pigliava. Va a dire. Io tu volessi vedere morto, tu volessi vedere morto, disonesto. Disonesto, corrotonato, sempre che piglia tempo. Può finire, ora, può finire, ah! Non si può parlare giunta a sta casa, vuol dire. C'è un tompolone da carosa, che perché, amore? Perché io da sto morto di fame non se la va a maratare. Ah, sì, ne ha già. Io devo fare quello che dico io, devo fare. Ma perché? Ma che fosse un malo partito Mario Bertolini? Un buono carosi, travagliatore. Io avevo 14 anni che travagliante il tuo panculotto con i agi. Travagliatore, rispettoso, risparmiatore. E
fai cercando, va? Io non posso vedere, perché è troppo fortunato. Vince sempre. Quando a Bonana da Mapaccio che ci venne a travagliare a Don Bancolotto, aveva i cavi sorrupezzati. E che ci fa? No, non aveva scarpe e moriva da fare. Cominciò a giocare e cominciò il primo sabato e pigliò un primo esatto, un secondo numero, un tenno. E alleggio si io sistemando. E non c'è settimana che non faccio qualche cosa. Sempre. Capisci, Don Bancolotto? Sì. Come faccio? Spegno tutti i pignoramenti di sozzia. Sì, è buono. E si fece scarpe, vestite, quasette, mutanne, quasi. E pure la cravatta si fece. Ma tu ti ricordi 2 anni fa, quando morivo a Bonana, ma da Papace, e io mi ricordo benissimo, chi te che aveva a casa che dava un barcone sopra un bancolotto, e io la sai, ma la sai perché mi faceva impressione che aveva morito Papace. Tu sai che fece, va? Piglia e si fitta, vince un terno e si fitta sta casa. Però ne vince un altro e armoderno. Buono. Una volta si torna a sua mammita, una volta a suo padre, a suo zio, a suo nonno, a suo soro, a suo frate, a suo cognato. Non avevi più a nudo, ci morirono tutti. Oh, si liquidò a tutti. Io sai per chi si liquidò. E tu mandare il numero. Ah no, ma che ti interessa? Che ti importa a te? Vuol dire che è fortunato. E se si marita Costella, la fortuna è pura, so. Sì. E se dopo che si marita non so giorno più a nulla, mia figlia mi hanno soddisfatto a domandare alla moglie. Ma perché? Tu vuol dire che adesso vince sempre allora? Centinaia di biglietti io mi gioco ogni sabato con questo cretino, va, vuoi sapere? Penso non chiaro sul mio canale per smorfiare il tuo numero. Piglio raffreddure, odore cicorno, un coso. Sono tutti malati che si fanno pigliare durante la notte. E non hai potuto vincere manco in salire mai. Allora chi so sa come si chiama? Invidia. Invidia? Sì. Perché io vinci e tu niente. Sì, ma io a mia figlia non c'ha dugno. Ah, perché se non ci pensare? Usa c'ha dugno io a mia sì. figlia. E io mi scanno a tutti e due. Va bene, va bene, sto Ferdinando, non mi spiacere per una cosa niente. Va bene, papà, una cosa niente, sempre una cosa niente per te. Ecco l'estrazione! Ecco l'estrazione! Va bene, abbiamo stotto, fermo. Ma devo semplicemente, stavolta. Fammi vedere. Beviamo. Guarda che sono dei numeri che mi c'è. Vediamo. Uno, due, sì. Guarda, 76, sono parlo di Napoli. Ma che razza di numero sono questo? Signore mio, come se che numero sono? Oh, perché chi sta dicendo? Oh, chi sta dicendo? Che erano sicuri, eh? Sì, oh. Ferdinando, se ne giocare, c'è 7 mani seguo tu sta numero. Ah, sì? E chi sta? Non è la quarta settimana che gioca, guarda. No, è la prima, tu sei con l'ucido. Ma quanto sono sti zitti? 9! Uvidi, ti stavo già pure, mi diciste, puoi dormire a capizzo gonzato. Ferdinando, io che sogno in 6 numeri. I numeri non sono certezze, probabilità, su probabilità. Tu sai qual è la certezza? Io ogni giorno ti spacca la testa e così tu non mi piglio più fissa, lo sai bene? Una settimana in tanti? Io ti mando capusato. Vabbè, no. Che fai? Che fu? Finiti! Stai riscendo pazzo! Che succede? Non saggio, non saggio. Che succede? Siamo spot, vedi che? E donna! Che succede io? Che succede io? Bettolini c'è! Donna Concetta! Che c'è, ma figlio? Che succede io? Ora mi viene la parola! No, ma che c'è? Che c'è, Mario?
Che c'è? Ma che c'è? Senta, ma c'è? No! Sentiti, ma figlio, sentiti! Dici, faccio mio! Ma la vota! Ma la vota! Ma la vota! Ma la vota! Ma la sicuro! Ma quasi mi li vado forti, ah! Giuscimi! Sì, ma sicuro sì! Mamma me! Mamma me! Giusci, papà! Non ci posso! Fortuna, ma io voglio farsi una giamanera. Chi è sto biglietto giocato? E chi si sono in uva che ne scelgo? Don Ferdinando, stanotte mi tornai a Bonano, ma di suo padre. Come dite? Ora tu mi sei capito. Mamma, che c'è? E non m'era peggio. Sentite, sentite, mamma, sentite. Aveva una camicia rosa, come quando si sentava davanti a porto banculotto all'incirca sul giornale. Quando veniva la vicina? La camisa rosa e come era bello. Cioè, sì, io dice, a me cambiare letto. Assieme a Don Ciccio da Baccaro, che tu che morivo 18 anni fa. E mi disse, dici un tetto, giochiti, uno, due, cinque e quattro. E mi giocai con questa banana! Uno, due, tre e quattro! E ti giocaste, vero? E mi giocai, lo vedi Don Ferdinando? Ora sogno ricco, ma faccio guardare la stella! E certo, certo, ma che c'è? Ah, ah, che c'è? Di questo ne parliamo dopo! No, di questo ne parliamo dopo! Ma chi è? Ma chi è? Che è? Ne state scendendo? Vince, dai, ami! Don Ferdinando, ma che state dicendo? Da dove sta? Ma chi è? Ma che è? Ma che è? Ma faccio! Domani! Sì, ma io mi giocare! No, io non ti detto! Vedi, i soldi su di me! Ma che state dicendo? Io mi metto in tasacchetta ora! Io non mi voglio lovare in tasacchetta! Ma che sta dicendo quasi? Manco uno squadrone di cavalleria! Ho capito! Ma non siete pazzi, mi e come facevo ora? Ma sta parlando serio? No, non te pago! Non te pago! Ma sta facendo? Non te pago! Papolo tu! E chi sta se può? Ti viene a sticcio, se può l'altro ti viene a sticcio! Ma non è uscito mai! Non ce l'avevo buio, ma tu la fai di là! Non ce l'avevo buio, Trasite, donna Carmela, trasite! Mamma, veramente non mi volesse fare a vidre, donna Concetta, e manco di stella. Ora, signorino, dai, inizia a parlare con l'arciprete. Con l'arciprete? Sì, voglio chiamare io. Mi disse, donna Concetta, va canonica, cioè dire a don Raffaele, si può venire qua, subito, o più presto che sia possibile. Ma sentite, don Ferdinando non c'è? No, io non manco c'è. Io a chiamare all'avvocato. Cosa di pazzi. Ma perché cosa di pazzi? Scusate, ma a mia mi pare che a Don Ferdinando non aveva tanto torto. Ma scusate, allora voi non sapete cose come stanno? Un biglietto. Tu povero Mario Bertolino. Perché fu io che giocò? Poi Don Ferdinando se ne venne con la novità. E ci disse, un biglietto è un me, perché i numeri ha detto mio padre. Suo padre aveva tanti anni che morivo, pensava precisa io. Ma che significa pensava proprio io? Ma allora un bacio morto se non pensa a suo figlio, a cui avesse a pensare? Sentite, io a parlare a Don Ferdinando di una cosa importante, ma siccome ora non c'è io me ne vado, ma torno più tardi. Va bene. Non vi facete vedere che stanno venendo. Va bene. Oh, mannaggia, chiamare a voi apposta, perché
mio marito dove sia, è una soggezione, e sono più sicura, da così ho sempre. Non senta lui, ma così ho sempre. E su Stevia, non fare da così, tu che sei tanto più chiusa. Che fuoco che mi viene, che fuoco. Ti parlerò io, ti ho detto, e vedrai che il biglietto glielo restituirà. Dovete solamente usare una tattica, non dovete contrariarlo e soprattutto non ne parlate più. Sì. Vedrete che lui stesso metterà di mezzo il discorso. Beh, sì, ragione, ma parliamo più da me. No, meglio. Sì, sì, ragione che lui ha. Tu sei stato fedele. Zitti, in modo quando arriva a parlare, niente. Vai, Lino. Vai, Lino. Io sempre ce l'hai detta a mia figlia, la meglio cosa è quella che non si dice, non ne parlare, capito? Che tanto dipende, possiamo anche fare, no, tanto mia figlia stesso, quello che dico io lo faccio, lo dico io. Ma ora ci parlerò, state tranquilli, non vi preoccupate, se non arriva ci parliamo. Dai, vanno, sì. Buongiorno, don Raffaele. Anche lei da questa parte. Buongiorno, buongiorno. Non è chiamare la moglie, è vero? Oh, don Ferdinando, ma che decidi? Mi trovo a passare da queste parti e mi sono detto, ma ora mi vado a bere un bel bicchiere d'acqua da donna Concetta, visto che c'era sempre fresco. Sempre. Già l'acqua non mi manca mai, magari le cose. Dopo lo riforniremo sempre le bottiglie. Ma sì, su di acqua. E certo, ci facciamo una panza tanto per me. Che c'è, insomma, visto. L'acqua mai ne manca. Senti, si è visto qualcuno? No. Non si è visto Bertolina. Guarda, Raffaele, io la già sera, lo sape, vieni in chiesa, faccio finta che non lo sento, e mi sentivo da bella predica che facisti. Ah, quanto era bella. Io mi commuovivo, Stella giangeva come tutte, va, davvero. Ma devo dire la verità, tutti mi ascoltano con piacere. Che io non dico parole difficili o frasi in latino. Sa, donna Concetta, al popolo bisogna parlare con parole semplici. Io racconto i piccoli fatti, illustro la vita dei santi e anche i loro miracoli. E tutti mi ascoltano con piacere. Ultimamente ho parlato di San Calogero. Non è venuto ancora, non è venuto. Mago! Bertolini! In un momento se ne io. Peccato che la casina non potte venire, io stasera che parlasto del suo santo, non lo so come si chiama, non potte venire. Ma prossimamente torno, vengo, una sua volta. Venerdì sera parlerò di Sant'Agostino. E che disse, che disse? Non ah, lui! Sant'Agostino, cioè Bertolini, Bertolini, che disse? Te lascio tante salute. Dove va a dire? Sì, ma io un biglietto non c'ho d'un. Manco se mi manda una fucilazione, non c'è nulla, manchi i soldi. Ma che tu sai che disse? Stanno tutte denunzia perché si occupa di Stella. Ma se tu bonariamente c'è uno biglietto, io ti regalo un milione. Bravo, ma faccio stare la mossa, non mi faccio. Ma perché i soldi sui i tuoi? Sì, sono i miei. Perché ci da sta salvare, vero? No. Ma un biglietto? Giugò Mario, chi sono soldi? Tu stai da. Allora tu non hai usato un polone a te. Io non l'avvocato apposta. Cioè ci disse avvocato, io non ci vai, ce la sai detto, mi viene subito. Se io tu prima che mi faccia causa io da me, io ce la faccio io, non ce la faccio. Ma giù che me ne vai, ce la va. Sì, ma perché va di venta per stanza. E non fare da così, Raffaele, non fare da così. Aspetta che vengo pure io con te. Scusate, don Raffaele, per tutto che non si può ragionare, va. In una maniera. Siete stato all'avvocato? Per forza. E lo state aspettando qua? Certo, lo sto aspettando. E se è illecito, che cosa direte all'avvocato? Che c'è dire? Ma c'è dire? Che mi vogliono imbrogliare? Che mi vogliono fare una ciuffa? Ma voi? Bertolini e compagni.
E il compagno confuso? È confuso, ma poi chiede mia figlia. Ma scusate, Don Ferdinando, ma non mi pare da quanto mi hanno accennato che potete parlare di truffa o inganno. Questo non potremmo stabilire, né io né tu sì, che ci vuole una persona di legge. E basta. Sì, va bene, ma intanto fate una causa. Poi non si sa come va a finire e soprattutto spendete denaro. No, niente, perché se voglio vendere pure i mutande. Tutto, tutto, tutto. C'è l'avvocato Cortulillo! Ah, ecco, ecco, c'è l'avvocato. Ora vediamo che ha ragione. Vabbè, fate come volete, Don Ferdinando. Accomodatevi, accomodatevi. Permesso? Prego, buonasera. Sacco. Se sta solo? Io sono. Prego. Cortulillo. Ecco. Il nostro amico comune mi ha parlato di voi. Ed eccomi qua. Dite a cosa si tratta. Ci presento il nostro arciprete. Arciprete Concio. Avvocato Cortulillo. Cortulillo. Sa, nella mia famiglia abbiamo avuto due preti ed un canonico. Sì? Mio padre voleva farmi fare prete. Per magari l'avesse fatto. I preti sa passano bene, eh? Vabbè. E invece eccomi qua, faccio l'avvocato. Dunque, Gia Ferdinando, dica, sono tutto per voi. Nel nostro lavoro credo ci sia una certa affinità, però è vero? Perché noi assistiamo i vivi e voi assistete i morti. Veramente non è esatto quello che dite, avvocato. Perché la nostra prima missione è quella di assistere i vivi e poi di confortare i moribondi. Signor Ferdinando, sono tutto orecchie, dica. Prego, avvocato. Si accomodi. Grazie. E allora mi dica di che cosa si tratta? Si tratta di una truffa bella e buona. Io ho vinto una quaderna di 4 milioni con 4 numeri che mio padre ha dato a un certo Mario Tardolino. Il biglietto vincente. Però ce l'ho io. Sì, ma il padre del signore... No, no, scusa, Don Raffaele, fatemi finire. Allora... Non lo facete parlare. Non mi capisci. Ora, questo Mario Bertolini invece dice che la vince ti aspetta a lui. E a me vorrebbe dare solo 1 milione. E voi non mollate, giusto? Oh, che questo Mario Bertolini senza dubbio deve essere un pazzo. Scusate, voi avete il biglietto? Sì. Ritiratevi la vincita. E che si è visto, si è visto. Non può essere, perché si è messo d'accordo con mia moglie e con mia figlia, che dicono che il biglietto l'ha giocato lui con i suoi soldi. E l'avete giocato voi? No, l'ha giocato lui. E allora? Ma i numeri gliel'ha dato mio padre, una notte, in presenza di Don Cicci Tabaccaio. Ho capito. E allora ha giocato con i suoi soldi? No, no, ha giocato con i suoi soldi. Ha capito? Signor Ferdinando, mi scusi, a occhio e croce non posso darvi un parere ben preciso su questa situazione. Devo studiare la cosa nei minimi dettagli, nei minimi particolari. Perché se, come dite voi, vostro padre ha dato i numeri in presenza di un testimone, io credo che qualche diritto dovrebbe accampare. Voi sapete che fate? Avete il biglietto, ritiratevi la vincita. E se questo Mario Bertolini dovesse agire legalmente, noi chiameremo in causa questo Don Ciccio il tabaccaio. Ma Don Ciccio il tabaccaio, avvocato, non può venire. Ma che dice, signor Ferdinando, state scherzando? Non si può rifiutare, lo facciamo vero l'accompagnato dei carabinieri. Ma Don Ciccio il tabaccaio è morto, avvocato. Questo mi dispiace, vabbè, può dire che verrà a posto. Ma pure mio padre è morto. E qua? Mio padre è morto 2 anni fa, Don Ciccio Tabaccaio 18 anni fa. Ma scusate, ma il biglietto in questione, quando è stato vinto? Sabato scorso, avvocato. Ma allora com'è che vostro padre ha dato il numero in presenza del Don Ciccio? Ma non riesco bene a capire. In sogno, come non l'ha caputo? Scusate, Don Ferdinando. Avvocato, Mario Bertolini ha sognato il padre di Don Ferdinando, che gli ha dato i numeri in presenza del Don Ciccio il tabaccaio, anche egli a suo tempo defunto. Ma scusate, ma sti numeri quando ci detto allora? Quando fu giocato il biglietto, non lo capivo. Allora il sogno è di Mario Bertolini. No, questo è l'errore. Cioè, tanto è vero che tutto il giorno mia madre
ci disse, non ci disse Marietto, ma ci disse Picciutetto, gioca di ste numeri. Perché così mi chiamava mia pace, Picciutetto, capivo? E questo posso provare, perché mia pace aveva una forte avversione, non poteva vedere a Mario Bertolino, capivo? Che faceva? Non poteva vedere, io ci dava una quaterra di 4 milioni. Avvocato, capivo? Ma scusate, a me sta cosa non tanto mi convince, ce l'è pure lei. Ma io, se scusa, signor Ferdinando, o giudice del tribunale, che ci vai a conto, dottor Bazzelletta, non capivo? Vostro padre è buon'anima, dottor Ferdinando, ha dato i numeri a Baron Bertolini in sogno. Quindi rispettate la volontà di buon'anima, perché in fondo ha voluto dare agiatezza anche a vostra figlia, perché pare che i due giovani si vogliono bene, no? Aspettate un momento, la buon'anima l'avete detto voi? Sì. Ci ha voluto dare i numeri precisi a Mario Bertolini, e già che ci troviamo a parlare di anime, ne possiamo parlare seriamente, perché voi siete un conoscitore. Conoscitore, don Ferdinando? Certo. Ma quale conoscitore? Io faccio Parino, no Butiaro. Allora mi potete dare una spiegazione ben precisa? Voi sapete che io la vantannicchia di mia pace non ci faccio mancare mai, né lumine né cannile. Voi sapete che io ogni venerdì vai con mia pace e ci spendo oggi i spisi di cannile e lumini 200 lire per giuri. E ci faccio dire 4 misto mesi a 100 lire l'una e sono mille lire o mesi. Ora, quando morì mio padre, a meno che io non fici con malafede, e questo non ci posso perdonare se fici con malafede, ma allora mio padre ci dava, dopo che io ci avevo fatto tutte queste cose, ci dava io, capivo che ci voglio dire, a Ciprete. Sì, e fate bene, io ho sempre apprezzato il vostro atteggiamento verso la buon'anima di vostro padre. Ma sto mondo dell'altelà esiste, sì o no? È stata l'anima di mia pace che ci vive in sogno a Mario Bertolini, o no, si può sapere? Sì, ma voi non dovete offenderlo con i vostri dubbi. Scusa, e allora che facevo come a chi che fa i conti? Io ci spendo mille romisi, picciure, lumine, remisse, cannili, e io ci do una quaterna da 4 milioni a Mario Bertolini, che è un esanio. Scusate, io posso giustificare che dopo che morivo io non sapevo che avevo cacciato casa, e suo figlio con malafide, visto io non c'ho perdono. Ora, ossia, ma va a dire tutto questo senza una imbroglia, va a Ciprete. Ma che imbrogliare, imbrogliare, don Ferdinando, mi pare un pazzo, ma che cosa volete da me? Io sono solo un servo di Dio, e comunque ricordate che i numeri sono il frutto della sua fantasia. Scusate un momentino, per favore, mi sta battendo un risentimento, ma io non è che posso portare in tribunale l'anima di vostro padre e la fantasia. Signor Ferdinando, in tribunale si portano documenti concreti e carta bollata. Un giudice vuole fatto concreto. Voi potete avere tutte le ragioni di questo mondo, ma io che ci posso fare, signor Ferdinando? Un giudice vuole la carta bollata. Io vi consiglio di accettare, di restituire il biglietto al legittimo proprietario e di accettare la ricompensa che vi dà. E con questo, cara Cipeta, anche lei, vi saluto e me ne vado perché ho da fare. Arrivederci. E allora io che faccio, avvocato? Ma cosa vuole da me? Se regole come meglio le pare. Me le posso dire, signor Ferdinando. Ma mi lasciate solo. Ma che ci posso fare? Il tribunale ci vuole la carta bollata. E io accanto da macchino, che ci vuole? E poi è capota, poi è castigo. Ciao, ti bianco, sto Ferdinando! Casomai ci ha portato a ragù, ma! Sì, a ragù, sì! Ma lui è che scrive, signor Ferdinando! Voi scrivete, voi avvocato, io non so scrivere quello che pensate voi! Ma lei che pensa? Che io scrivo quello che pensa lei? Non l'ho capito, signor Ferdinando! Arrivederci e vi saluto, va! A Ciprete, chiedo scusa, ma a me non pare che è una casa di pazzi! Arrivederci, eh! Sentite a me, don Ferdinando, non vi mettete in tasti imbrogli, tanti soldi restano in famiglia. Ne vado pure io e spero che le mie parole vi persuadano. E Mattia. Per me esiste l'anima e per Bertolino la fantasia, è vero, faccio vedere? Ma no, convincetevi, don Ferdinando, e non vi ostinate.
perché vedete che è raro umano a dimenticare il divino. Io spero che più tardi passate alla canonica e mi date una buona notizia. Buona giornata, Don Ferdinando. Arrivederci. Tutti d'accordo, signora. Ma io non mollo, quando c'è bene Dio. Io non ce ne dugno né biglietto né soldi. Niente. Non ce ne dugno. Chi c'è? Fuori c'è la donna Carmela, la vannara. Ah, falla già. Aveva venuto pure prima. Falla, falla già. Ma non vuoi, dice che va a parlare con così. Falla già, vediamo che vuole. Falla già. Buongiorno, Don Ferdinando. Buongiorno, donna Carmela. Chi c'è? Come mai? Che mi ha detto? Oh, sì, una cosa lunga, non facevo niente perché, sapete, per ora ho avuto tante cose da fare e insomma ne parliamo un'altra volta. E non vi sentiate, Don Ferdinando, ma io voglio dire una cosa subito. Ah, sì? Allora non c'ho più rimedio. E che potessi dormire stanotte con sto pensiero? Chiste sono cose di coscienza. Voscio pace, non mi raccomando io. Domani a mattina portaci notizia, Don Ferdinando. A responsabilità e a to. Ma pace! Sì. Ah, assettate allora, assettate. Mi insunnai a Don Saverio. Ascoltate. Era così naturale. Sì. Capì tutta notte non potevo dormire più. Tanta fu impressione. Vero. Ma era tanto bello. Aveva camisa rosa, come quando si metteva a leggere un giornale davanti a porta del banculotto. Ma lui che ha camisa non sa leggere mai. La prima cosa che mi disse fu: Carmela, sogno stanco, fammi sottare. Ma certo, Don Saverio, ci rispugni io. Facciti come se fosse a vostra casa. Bravo. E io, se si tu avete tu letto. Poi mi disse: Carmela, io avevo tanto che ti conosco. E saccio che sei una femmina fidata e tu sola mi può fare sto piacere. E sudava, sudava. Io ci disse: parlate, Don Saverio. Ido, tu a dire un mio figlio Ferdinando. E c'è a dire che la quaterna sicca e a so. Perché qua non c'è sinta sostanza. Che ne potevo sapere io che da ora stava Bertolini. Io usaccio un biglietto ora lato dei figli. Ne non si faci persuadere di nudo, ne non si faci ingannare. E c'è a dire puro che hai un'ombra, non ci ne posso dare più. E perché Don Saverio ci domanda io? Che come sbagliai, sogno in castigo e servizi di sto genere non ne posso fare più. E sudava pure. Come sudava! Ma vedete, guarda, adesso proprio un compagno d'acqua. Proprio così. Io ci dissi a Don Saverio: ma perché ci non ci facevo sia di persona al suo figlio e ci udisce? E io mi rispondi io: perché non ne saccio un dirizzo. Maledetto di quello che c'è in casa. Maledetto di quello che c'è. Per me, e mi disse: non ti scordare. Ma che fai di scherzare Don Saverio? Domani a mattina, un primo pensiero è dire un vostro figlio. Poi io accompagnai fino a porta. E quando si chiude il portone, mi risvegliamo. Sapete, mi sento ancora stamattina bagnato di sudore di quando mi ascincio. Don Ferdinando, non vi facete pigliare per festa di nudo? Io, e ditemi parlò, come siamo ora io con voi sia. Ah, e questo secondo Don Raffaele fosse fantasia, è vero? Se sentite, donna Carmela, voi vi sentite di ripetere tutto quello che dici ora in tribunale? Ma perché che dite che io mi scanto? Questa è santa verità! Bravo. Allora ora, mi adivina, quando vuoi il momento giusto, io mi vanno a chiamare, donna Carmela, e se vedete a mia pace, dice di dirlo che ha un biglietto, non mi faccio trovare manco uno squadrone di cavalleria. Ma con lui una e c'è un appare un Bertolini. Ma tu sei pace. Ma pensa a te, pensa a tua figlia, a tua famiglia. Perché più tempo passa e peggio è. E tanto tu un biglietto prima o poi ce l'ha a dare. O vuoi non vuoi, pure un cucciacco, ma ce l'ha a dare. Anche se mi metto una fucilazione. Per te ci vuole una camisa di forza, figlio, avuto che storia. Ma un biglietto che tu te ne a fare?
I soldi non ti può pigliare, perché chi non ti manda in galera? E io vai in galera, ma con biglietto. Sì. Diceva Don Raffaele che hai una testa dura, eh? Ah, chi sto diceva Don Raffaele che hai una testa... Ma io non sapete per chi su quanto l'hai dura. Un certo io l'hai più dura da Rocca e Capo Calavà. Ma vuoi sapere? E mo' curto. Ha detto a me i soldi mi servono, io che ci posso fare? Vuoi sapere? I 4 milioni io quando moro, li voglio messi in dame e para, distrutto, tutto a carti dei cimolanini, ma è il cialare. Ci metto io. Tutto su va avanza. Grazie. Vieni per tu, onni. Ho baculotto. Vai. Ogni mattina si presenta come se non avesse succeduto niente. Ah sì, allora vai. Ci dice, mi viene a casa subito, ora. Come fai? Ah, giro, ora, subito. Ora, sì. Oh, senta la bussa, stai in, eh. Ora ci faccio vedere, qui è Ferdinando Strazzullo, ci faccio vedere. Sì. Ci faccio vedere io, vai. Io ho visto. E ci faccio vedere io. Un biglietto! Io non ho un biglietto! Uno cercai un biglietto! Uno è un biglietto, non cercate! Uno. E io che ne saccio! Uno! Cara, avete seguito come tu, biglietto! Che ne saccio io! Scusa, tu non cercaste! Quale cercare? Ma tu ieri non avevi l'altra giacca, vedi se la dai in c'ha! Chi stai la giacca che mi ha messa ieri? Chi stai? Da lì a bordo! Nanci! Noi ci usiamo tutti i pesci perché il colore che mi fa mettere. Nanci! Nanci, ma non ti ha visto! Nanci, una panna c'è! Uno si casti, eh! Comincio con te ora! Camina, tu che amore sei troppo nervoso, poi tu tanto che non ti cammo troppo! Ora stai facendo! Sì. Ora un biglietto! Comandare! Ora bravo! Tu che vuoi? Esce fuori tu! Mamma mia, che brutte mani! Sto Ferdinando! Per Dio un biglietto. Per Dio un biglietto? Sì, per Dio. Ma? Se non ci trova. C'è felice sta storia. Ma non ci credi che perdi sto biglietto? Tu state muta. Va bene. E ora passiamo tutte le campane. E vediamo su giù. Gli è succiuato e non volate, lo faccio a pezzo, lo faccio a tutti. Camina, via! Camina, comincia a camminare tu. Dalla stanza. Vai cerco, sì. Dalla stanza. Vai cerco. Ma Munilli. Camina. Vediamo se trovo questo biglietto. Io l'avevo bruciato. Facete presto, eh! Mi stanno bene! Vedete subito Don Ferdinando, perché prima mi chiamò io dovevo essere deciso, capito, no? E che c'è di male? Voi non fate l'avvocato? Io, anziché dire che siete stato voi a cercarmi, dirò che sono stato io a chiamarvi. Bene, giusto così. Almeno sa, abbiamo la faccia che vuole dire. Giusto, avvocato va bene. Lei lo faccia parlare, gli dia corda. Poi quando arrivo io se ne vada, non se ne sto. Sì, va non bene, stiamo sì. Niente. Ha capito? Mi raccomando, corda l'uomo. Io faccio finta di venire. Stanno venendo. Che c'è? Stanno venendo. Scappa. No, dai, stanno venendo. Riuscite. Ora camminate. Voglio per pesire tutti i popoli da casa. Tutto il bagno. Vediamo. Che cacciume. Non mettisco. Non c'è un biglietto, ci rubano un biglietto? E ora come facete? Tolini è cavola. Chi tu c'è? Ora mi rovino. Chi non mi rovino? Ah, ora per guerriere e mamma sicuramente in galera. Certo, ma dagli asco se la vede da sacchetta di causa, sto a Ferdinando. Ma guarda, chi stai? Sì. Ma sia tutta giornata che a spugnare
a spugnaia, forse. Come se cara mano, una vita che a spugnaia, eh? A spugnaia, forse se cara la a mano che hai. Che dici? Fallo usare a chi? Fallo usare. Se guardando sono io a cosa? Fallo usare. Non chiamo, sto Ferdinando, eh? Esci da fuori, vedi? Sì, guarda là, che esce del lato, figlio. Sì. Sì. Guardaci di voi, vai. Adesso ho buio. Adesso ho buio, vai così. Tassi! Tassi! Tassi, tassi! Un minuto. Dai, tassi. Io sono qua. Un minuto, che stai scrivendo. Vedi che succede un fatto nuovo. Ma rubano un biglietto, ma rubano. Mi rubano un biglietto? Sì. Oh, mamma mia, ma che sono così pazzi? E mi dici tu questa freschizza? Don Ferdinando, ma state scherzando? Io sono 4 milioni. Cercate un po', non lo mettisto, vedete un non seccato sto biglietto, 4 milioni, caro. E a tu perché ti state pigliando tutto sto spiaggini, eh? Mi rubano a me, no a te? Sì, ho capito, ma i soldi sono i me. Ora faceva così, siccome io non posso ire in galera con uno come a te, capiste? Tu gli anziani, hai famiglia, lo sai che facevo? Tu copi sta lettera che scrissi io, lo capiste? E ma firma che ha tu callografia, capito o no? Io non firmo niente senza un mio avvocato. No, tu firma che lo voglio io. Io non firmo resto di niente. E mo ca calma, Don Ferdinando ne esce tu, ne ha ammucciato e a questi i soldi restano in famiglia. No, un biglietto io per te o pur rubare, non lo sai, ma tu a stita mia figlia non ti marito, tu puoi vincere terre e quaterne, ma noi figli in lauce, lo capisci? Don Ferdinando, ma lo sapevo che Bossi è un bello tipo. Ma io ora mi incazzo! E che fai, eh? Che fai? E mo ca calma. Sentiamo sta dichiarazione, forza. Illustrissimo signor Ferdinando Sazzullo. Inzega, sta parlando con il ministro di finanze. Dice a te io sono illustrissimo. Senti, sono molto dolente se avete avuto dei fastidi per me in questi giorni. Tengo a dichiararvi che tutto quello che si è detto intorno alla vincita dei 4 milioni è falso. Il biglietto vincente spetta a voi perché voi solo ne siete il padrone. Vi dichiaro poi che sono 14 anni che ho avuto l'onore di lavorare nel vostro bancolotto, che per ragione di salute lascio volontariamente il porto, senza avere nulla a pretendere circa la liquidazione delle marchette. Mettici subito la tua firma, io sono. Don Ferdinando, possia perlomeno e alla fine aveva 40. Io non firmo resto di niente. La situazione è questa. Perdisto un biglietto? Male. Burrubano? Peggio. Un mucciato? Peggio ancora perché io mi mando in galera. Prima che tu mi mandi in galera, io ti mando a Camposanto. Lo capisti? Ma che sta dicendo? Bertolini! Io ti mando a Camposanto, ti mando a te. Strazzullo, che cosa volete fare? Io ti sparo! E sparate, ma non firmo! Bertolini, vedi che io tiro, eh! E terate, non mi interessa! Bertolini! Vedi che tu muori! E io moro, ma non firmo! La vita è una cosa bella, Bertolino. Se muro solo una volta, non puoi essere, pensaci sopra. Ci pensai, Don Ferdinando, non mi interessa niente, facete chi giocate a fare. Ah, sì? Sì, sì, non sì. Non ti interessa? Completamente. Allora voglio vivere, lo sangue voglio vivere. Te, te, figli di sto corpo. Aia! Te, aia! Figli di chi? Aia! Buongiorno. Aia! Buongiorno. Ammazzo, è disgraziato. Il signor Mario Bertolini ha voluto la mia assistenza in questa controversia. Ah, dice male.
Io faccio l'avvocato e devo difendere i miei clienti. Vediamo se ha fatto male o se ha fatto bene. Vediamo un po'. Espropriazione, diffamazione, appropriazione indebita, estorsione, minacce a mano armata, ferita guaribile. In un momento giorno. Ora vediamo. Una ventina di giorni credo che vadano bene. Salvo complicazione. La causa è ottima. Signor Ferdinando, me lo volete consegnare il biglietto? Ho perdito il biglietto. E a cucci grilli, signor Ferdinando. Fategli sposare vostra figlia. Sì, sì. Lo può scordare. Vabbè, poi vedremo in tribunale. Lo può scordare. Ferdinando, non vi alterate. Non gridate, signor Ferdinando. Ma che succede? Mario, ma chi ha? Ma che ci facete? Signore, vuole ammazzare. Guardi là, ha visto suo marito che cosa... Guarda suo padre che cosa fa. Ma che gli ha spaccato la testa. Come ti senti? Mi stavo ammazzando, mi stavo. Stava perdendo la vita. Come ti senti? Del tuo amore. Signor Ferdinando, ascolti un momentino. Vi do tempo fino a domani alle 4:30. Mi sei spacciata tutta adesso. E per essere precisi, alle 16:30. Vi aspetto a casa sua. L'indirizzo lo conoscete, perché una volta era casa vostra. Firmerete voi una dichiarazione che io preparerò. Che ci posso fare se questo è... Signor Ferdinando, stiamo attenti, perché le cose si mettono male. Vi consiglio di portare vostra figlia e lui ci metterà una pietra sopra. Altrimenti, appropriazione indebita, ferita, minacce, eccetera. Signor Ferdinando, ci metti a tutto eccetera. Vi siete rovinato. Era meglio avvocato se mi sparava, era meglio avvocato, era meglio se mi sparava. Ma che dì, ma figlio, che dì? E tu dovevo morire, lo sai perché? Perché? Perché io, per non guaiare la mia famiglia, prima che arrivassi tu, io la pistola la scaricai, allora ti faceva sprezzare la maluta. Palare la faceva. Sai da quanto mi avevi sprezzare? Vista niente era. Capiste? Chi sta e scarica, capite? Aspetta. Niente, special. Disgrazia. Papà! Non vedete che l'aveva mocciato? Il biglietto io ci ho. Ma i soldi mangiato! Tu che sei un mondo da verità però? A far passare 4 milioni da guai! Ogni lira una disgrazia! Comprese malattie! Ma che c'è? Insignificante! Malattie mortali! Addirittura! Va a venire! Rottura di gambe e braccia! Mamma! Fammi e miseria! Santa casa di Mario Bertolini! Fino alla 7ª generazione! Basta ora! Basta! Venga! Venga, picchi tu un biglietto! Vattene! Mammita me! No, signor Strazzolo, lei non è cosa. Ci vedremo in tribunale. Ma veramente? Se l'accoggerà lei. Le pazze! Pazzo! Papà! Mi raccomando, Che tu che ti dici? Ho capito! Te saluto!
lasciatelo lo perdere, mamma. È meglio. Mamma mia! Non si trova pace in questa casa! Guarda, che sto signo! Ma guè? La signora Bertolini! La zia di Bertolini! La signora Erminia! Sì, la signora Erminia! Sì. E che vuoi? C'è un ovvero. Vediamo che vuoi. No, devi in puluna ora puro. Ma chi sta che vuole di me? L'esercito. A lei. La facete parlare, per favore. La facete già, se la facete parlare dell'arma di vostra morte. No, signora Strazzullo, vi dovete ascoltare. Qui si tratta di umanità. Si tratta di considerare la nostra situazione, che è veramente precaria, cara signora. Ma signorita, che mi posso fare io? Mettetevi nei miei panni. Io? Mettetevi voi nei miei panni. Mettetevi voi nei miei panni. Dal giorno che vostro marito ha mandato quella maledetta maledizione a casa mia, c'è un attimo di pace. Mio nipote, quando è sceso dal palco, dopo 5 minuti, vado dalle scale e si è rotto un braccio. Poveraccio, non bastava da testa. Adesso, cara signora, è un mese che lo tiene ingessato. Un mese, povero figlio. E cara signora Strazzullo, io alle maledizioni ci credo, e come se ci credo. E io magari, ma che ci posso dire? Ferdinando, per paura, reggere da maledizione, che ci posso dire io? Che ci posso fare? Non lo so, ma sapete cos'altro ha fatto suo marito? Giustamente non contento di questo, visto che mio nipote, col fatto che avendo il braccio rotto per 2 settimane, non è potuto andare a lavorare, sapete cosa ha fatto stamattina? Sapete cosa ha fatto? No. Gli ha mandato una lettera di licenziamento per raccomandata. Neanche gliel'ha portata, per raccomandata gliel'ha mandata. Ma chi è pazzo? È pazzo, signorita, è pazzo. Non so. Non ho idea, signorita. Non faccio più che tu che fare. Mi sento in mezzo a una strada, non so come dobbiamo fare. Io... Oggi sapete che fisce? Una bottiglia con l'olio! Vuole una bottiglia con l'olio! Che fare? Se già siete sta fieni non mangiate, se già siete in cucina, permettetemi male di capire! Capite, che studio voleva dire? Farina in terra! Voleva... Cazzo allora a mezzi piedi, una su pannausa! Usa un po' di andare! Una che si stupò! E a chi tu che stai aiutando? Pure la carne si bruciò! Un pranzo! E tu dici che doveva venire così! Un pranzo doveva fare! Udurci poi! O sbagliò! Invece mi ci mettevo zucchero in tarema, picchio e ci messo sale! E siccome vino un poco amaro, chi tu dici che voleva fare così? Certo, la parola. Dove sta bottiglia, vai a buttare giù. Ma perché? Che c'è festa? Cioè, ma che c'è? Voleva preparato un pranzo, può scappato un pericolo come si è passato. Agro. Ma io agro. Non ce ne posso fare, io non c'è da cucina, lo sta bastando mezzo mondo. Dai. Agro, dolce. Sì. Ci ho messo un poco di farina, un poco di salsa. Un pugnetto di capri, 2 olive liure, io un poco ci mise di peperoncino. A così io voglio, a così io voglio fuggita. A così. Te da chiesto, ci dice da chiesto che continua a frire lo vinciamo. Guarda. Se mi capite, questa è la casa di pazzi. Vieni Don Raffaele, vieni. Ha ragione. Oh, signora Erminia! Mi scusi, non l'avevo vista. Mi scusi, Sara, ma l'avevo vista. Non c'è tu mia mano perché sa di cucina. No, stia tranquillo. Deve scusare. Scusate, oggi si festeggia un mese esatto da quel giorno che io dovevo essere a quest'ora in galera e vostro nipote invece doveva essere al cimitero. Lo so. Lo festeggiamo. Lo so bene. Pare giusto. Don Ferdinando, voi stamattina ci avete mandato quella lettera. Quale lettera? Faccio pure finta di passare. Come quale lettera? Come quale lettera? Non sa niente. La lettera del licenziamento, come quale lettera? E come facevo? Come facevo con un impiegato di meno? Ho dovuto assumere per forza un altro impiegato. Io ho assunto un giovanotto di 70 anni, di quelle che non si innamorano e che non fanno perdere la testa alle figlie dei principali, mi pare che sia una cosa giusta. Certo, esponenti. Sono verde, figlia, ma che questo ormai non ragiona più. Non sento tutte cose, non parla da bucciure che sento.
Sento. E adesso come faccio? Non lo posso più licenziare. Certo, intanto noi adesso siamo in mezzo a una strada, vero? Ma questo a lei non interessa. Vabbè, ma voi avete tante risorse. Ah, signora, Ciavattina, sono venuto per sentumici per mezz'ora, che faccio? Sentumici e senso non parente so, perché i miei pasta che erano parenti, che già, io faccio un ambito interno e vinci e continua e campa, bene, va bene, e poi avete la vincia dei 4 milioni, non l'avete ancora preso i soldini, non l'avete ancora? No, no caro, non l'abbiamo ancora preso i soldi. Vuol dire che non avete bisogno? Sì, non avete bisogno. Ah, non capisci niente capisci. Sì. Accomodatevi, buongiorno a tutti, buongiorno. Buongiorno. Oh, Don Ferdinando. Che piacere, ringrazio molto per l'invito. Grazie, Don Raffaele. E vedo con piacere che finalmente vi siete messi in grazia di Dio con la vostra famiglia e con i vostri amici. E questo mi rallegra tantissimo. Grazie. Grazie per aver accettato il nostro invito. Avvocato, prego. Grazie al nostro signore. Avvocato, sta comoda pure lei, s'assettasse. Buongiorno signor. Prego. Sta comoda, lo sta comoda. Posso parlare tranquillamente? Sì. No. Signore, purtroppo le devo dare una brutta notizia. Ancora? Che è successo? C'è, ma non c'è credo, che il vostro nipote è stato arrestato. Arrestato mio nipote? E perché? Per quale motivo? Poco fa sull'autobus. Per quale motivo? Ci domandasse a suo marito che l'avesse a sapere. Ma di che cosa sta parlando? Ma che sta facendo? Lo capivo, c'è due magani a suo marito a dire cosa. Che deve essere ben informato. Mi sento male. Signora cara, ci prete, mi deve scusare lei. Dico, come stai facendo i buti da frace? Ma cacci del mare, cacci del zare, carne. Ma è un mese che dopo lo sventurato ne sta passando tutti i colori. Appena pensa, mi siete dire i soldi della vincita, ce ne succede uno. Ma se non lo sapessi, che non lo so. Sì. Viaggiassi, ancora cacci tutto. Non mi racconti di mio nipote, avvocato? Un momento, sì, poco fa, l'altro giorno, insomma, sono stato a vostro nipote per convincerlo che in fondo si tratta solo di un pregiudizio al quale non bisogna dare affatto importanza, sennò chi lo si dice, capito? Signora, non bisogna dare conto ai pregiudizi. A me pure mi va a pagare, io non lo campo so, d'aria. Quindi, signora, è giusto andare a ritirare i soldi della vincita per lui e per me, insomma, non capivo. Finalmente, dopo una grande discussione, un convincito. Se mi sembra un biglietto disgraziato da sacchetto e mi ha messo all'intendenza di finanza. E fino a qua ci siamo, e poi? E secondo lei non succedeva niente? Ancora! Pensa che eravamo su all'autobus, ci puntasse a sopra. Niente succedeva, a un certo punto uno si mise a fare voce. Fermi tutti, un portafoglio mi vorrei qua. E che c'entra, mio nipote? Come che c'entra? La sta proprio a correre. Chiudi i botti e stiamo cacciati da su. Fino a quando non rovani i carabinieri. Che ne percosena uno a uno e ne facevo scendere uno a uno da correre. Sì, ma che c'entra mio nipote? Ora chiudi io, signorita, un momento. E dopo fu che sono nipote in ta sacchetta da giacca ci trovano un portafoglio. A mio nipote? Sì. Sì, viaggiate. Secondo me, signora, un ladro si sentiva perduto. Ma perciò c'è tutta questa chiesa. Ma io stavo fissa. E ora? Signora, ora vediamo quello che posso fare.
Stia tranquillo un attimo. Io ho telefonato ad un amico. Don Ferdinando! Sta funcita agrodolce e la squisitezza. Ah, sì. Ma come può sapere? Ma ci prete! Pazzi, è buonissimo! No, Agitto! No. Ma non è un momento, Agitto, ma per favore, non è questo momento! Io devo parlare di cose serie, per favore! E sta funcita bene! E torna a buona! Signor Ferdinando, per favore! Ma darci prego, ma prende punto già per casa sogno io! Guarda qua, non è una cosa pratica! Signor Ferdinando, che fa? Un pazzo e l'altro. Non me lo ricordo, cioè, mi stanno partendo i sentimenti. Che hanno, hanno messo il portafoglio nella tasca del mio nipote? Un problema non è questo, perché io veramente lo volevo accompagnare, ma non ho potuto perché avevo udienza in tribunale, non potevo dire. Fortuna. Però ascolti, non si preoccupa, perché ho fatto la telefonata ad un amico che conosce il commissario e ci penserà lui a sistemare la cosa. Meno male, grazie avvocato. Il problema sapevo qual è ora. Convincere da gran testa di scecco di Don Ferdinando. Ma tu convincere di che cosa? Che chi c'entra io gli fatti di Mario Bertolini? No, non c'entrate voi, è vero? Non c'entrate. Ora può passare a vedere io se c'entrate. E come se c'entrate? Signora, chiedo scusa, se mi lasciate solo due minuti con Don Ferdinando. Due minuti precisi. Sì, avvocato, ma ne vai, perché non caio a questo modo. Grazie, signora Erminia, venisse con me, per favore. Sì. Lei vede fare la cortesia. Lei vede fare la cortesia, deve essere testimone di quello che devo dire. Come vuole, avvocato. Prego. Grazie. Signor Ferdinando, ma posso settare 3 minuti? Prego, sacco. Quanto parliamo seriamente e serenamente? Sacco. Senza pistole? Senza pistole. Grazie. Parliamo. E allora? Oh, facciamo questo, avvocato, perché ad aula è da parte apparecchiata e ne hace a luna massima a mangiare. Non si preoccupasse, signor Ferdinando, che presto faccio. Vale. E allora? Accelo. Quello che sta succedendo in questa casa è semplicemente ridicolo. Voi da una parte e Mario Bertolini dall'altra. Al Ciprete, mi pare di avere a che fare di vicini. Mammetta. Al Ciprete, ma lei usava come fornivo fatto di 4 milioni da vincere? Ah, capoderna? No, veramente no. Deve sapere che il signor Ferdinando, in un momento di nervi, via adesso. Sì. C'è una brutta maledizione, Bertolini. Don Ferdinando. Non è vero. Aiuta, ma parlare di cose serie, che te ne vuoi dire da fare? Ma c'è vino, facci buono! Che mi rompi i siri! Ma come? Buono! Ma dimmi per ora! Come l'ultima cena, dopo tutta la bicchiere, va bene! Questo è buono per davvero! Ma io, Ferdinando, non ero morato come scudo lei! Io sono vicino per morato! Ci diceva ancora che in un momento di voglia il signor Ferdinando ci dona brutta maledizione a Bertolini. No, non è vero, avvocato, non è vero. Diavolo, di due ore, non c'entro come cliente, non sta passando cento e più disgrazie, specialmente quando decide di sentire i soldi della vincita. Ora dico, niente, siamo qua, gente rana, gente seria, gente onesta, gente di una certa età. Ma per davvero ci volevo credere a maledizione? No, avvocato, la maledizione è una cosa seria. Un momento, Ciprete, io non è che voglio convincere a lei. Casomai manco io ci credo a sta maledizione. Ciprete, ma lei capisce benissimo che ti confonde con me qui e ti gioca una certa suggestione. Scusate, avvocato, ma se sta maledizione non è che ci stavo con Ferdinando a Mario Bertolini, ci sta causando tutti questi guai. Se non è una maledizione, ma che ci venite a domandare? Ma che fece Don Ferdinando? Scusate. Ma scusa,
non solo con maledicivo, ma secondo lei avesse pure l'autore da maledire. Allora ogni modo maledicivo. Ah, buono, e secondo voi si dice bene? Avvocato, io non saccio se dice bene o male. In ogni modo maledicivo. Scusate, io non maledici a nulla. Però chi tu dice nato dice una così, che io non maledici. Io non maledici a nulla. Chi sta che dice io? È una proposta che è stata accettata. Sì, scusa, ci fu accettare, ci ho accettato, ma lei si può negare? Si può negare lei, di fronte alla Civede, che in tal momento di pazzia, di testa paccia, che pigliò la pistola, che fece tutto il canciapo, rivolgendo all'anna, vado per sua pace. Ci dice sta Martorino, un biglietto d'autunno, ma non se la va a godere, o passare 4 milioni di guai, ogni lira una disgrazia, complesse malattie infettive, mortale, rottura e perdita di gambe e braccia. Ma chi è? Si può negare che ci avesse chiesto, rivolgendo dalla nuova vostra parte, si può negare? No, ma pure, e allora perché non si piglia con la pace? Perché non piglia la rana pace? E sta porta, in tribunale, avvocato. Signore me, ora state esagerando, ma non vi accorgete che state bestemmiando, ma fenevola la buona vota, io ora dico basta! E pure io! Oh, Bertolino! Pure io dico basta! Accomodate, Bertolino, accomodate! Oh. Vieno rilasciato, lo sapevo, amico mio, importante! Mi dispiace, meno male! Perché? Io lo so! A voi dispiace, no, sai. Avvocato tanto buono la mia cosa. Io so, si fece in quaccio per farmi imparare. Lo sai, non si preoccupa, sacco, si vuole accomodare, si pensa. Ora mi sento. E perché veniamo a sé? Io sono un ente che sparte del mio paese. Lo voglio dire, ma non ci pensate più a che tu che succede. Mi convincevo che sbagliai. I 4 milioni sono i soldi. E un biglietto puro. Facetemi che tu che pulite, sciazzato. Regalatelo! Che c'entra? I numeri giocaste tu e i soldi sono i tuoi. Che c'entra? No, no! Sono i soldi! Tant'è vero che sto pace quando c'è tutta stanza! Mi chiamo il picciottetto! Un biglietto e uso! No, no, che vuol dire? Che vuol dire? Don Raffaele lo sa, i numeri, la fantasia, dato fantasia, dice. Quindi, ritira tu prego! Sono un po' arretrare però! Don Ferdinando! Don Ferdinando! Parliamone seriamente! Io non voglio morire! Sogno giovane, non voglio morire! I 4 milioni non ne voglio! E manco un biglietto voglio chiudere! E manco io! Scusate, è qui che subiglia! Lo subiglia? Nutto! Non subiglia, nutto! Tipo tenere, prenditele tutta giuri e ci metterà l'antonanno. Siamo usciti da sorti, non avevo bisogno. Non avevo bisogno, sa sentire. E tu non la cori, perché un bacio che baci e vi piace la sua figlia con meglio giudio da stiorra. Se smuovista con passione. Lo sa che ti dico? Vadigli, non ti voglio più vedere, lo capisti? E lei me la giuro, me la ci prese, perché sei un cuore di pecora. Testardo e salvaggio! Ma come funziona? Però farlo, sì, sì. Detto solo quando voglio studiare gente, quando ci va a pensare tutti, ma tanto sei contento se ci potessi pensare un po' di spigole. Ma non ti senti mai un dolore di testa, ti viene? Ah, sempre in salute! Sempre in salute, dai, per la 29 ore nel tuo letto, fate bene nella prega, 47 e mezzo! A cui si sta molto in pace! Ma che sta parlando? Parlo con te! Santo Dio! Siamo sempre della maniera, Come si butta? A così si susi! Come si susi? A così si butta! Vi dà su Caruso che si vuole bene? E ha una fortuna di stare buone? Non signora! Io dovevo ammartoriare! Come a me, io è un re di bastone! Ora sai che ti dico Ferdinando, basta, perché mi stanno bene in scatola. Oh, non ce la faccio più. Quando un picciotto vuole bene una carusa e essa vuole maritare, parla che la mamma,
Ma parla pure con pace. Perché un pace non è una scopa messa a la porta. Ora, mia moglie mi disse che tu ci vuoi bene a mia figlia Stella, vero? E voi lo sa. No, 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 perché non è che io l'hai a sapere. Me la dire tu che ci vuoi bene e che devo maritare. È vero? Sì, signore, è vero. Però è una novità. Ora io acconsento a questo matrimonio. Che fai, ci dissi? Che ti sono però vai a dire una cosa. Che faccio? A Gizzi. Non ci posso credere. Bene che a Gizzi. Ma ciao. Perdona che ancora no. Prepara una bottiglia di spumante. E il bicchiere perché hai a fare un brindisi. A 50 ce lo vuoi avere stavolta. Che brindisi sono? No. Voi altri siete tutti testimoni. Che qua presente Mario Bertolini venne con me e davanti a voi oggi mi disse con biglietto spetta a me. È vero, è vero. Che ha vinto da spetta a me, è vero. Sicuro, sì, è vero. Effettivamente, vero. Ora io mio figlio mi scaccio, ma picco i soldi, mi scaccio e mi metto in tasacchetta. E siccome ho consentito a questo matrimonio di mia figlia con Mario Bertolini, quando mia figlia si sposa io ci porto, mia figlia ci porta a Mario Bertolini una dote di 4 milioni. Oh, lo sapevo, io lo sapevo che ero bravo. Che non ho visto, grazie. Prego, ma pagare. Bene, Bertolini. Hai visto io questo cristiano? Bertolini, vedi che tu a mia figlia, però la far felice, per raccomando, vedi che tu a Stella la far felice. Sappiamo, sì. Prego. Statene sicuro. No, la farmi, forza! Perché non ci dico tu parola a mia madre? No! Amore! E a chi tu domanda tutto dritto? All'altro mondo! Amore, Bertolini! Amore! Grazie, la commedia è finita. Ho visto che voi ci fate questo applauso, è un applauso che ci, logicamente ci gratifica, è importante. Era visto De Filippo è molto complicato, difficile, quindi noi adesso l'abbiamo adattato in qualche modo, i ragazzi sono stati bravi, bisogna ringraziarli per questo e loro vogliono dire un applauso, lo dovete per forza a questi ragazzi. Un applauso per loro. Perché il lavoro non è sempre, non è un lavoro di quello che noi altri abbiamo già fatto, non sono un lavoro che c'è, questo è definito di un grande e bisogna di passare. E il lavoro di Sotea che vi ringrazia per quello che avete fatto con me. Dovete venire questa sera a sentire, ad ascoltarci. Noi speriamo che sia stato di vostro gradimento. Arrivederci, non lo so fare. Forza Natale, forza Natale.